Seduta monotematica sulla questione lavoro domani a Palazzo Moffa. Intanto sindacati e lavoratori chiedono risposte certe sulle vertenze aperte in Molise. La Coldiretti Molise sollecita i sindaci a stimare i danni e a stilare la relazione da consegnare alla Regione per chiedere lo stato di calamità. Nella scuola molisana cala il numero degli iscritti, dal prossimo settembre saranno circa 600 gli studenti in meno, dalla scuola dell'infanzia fino alle superiori. Con una rete per tempo il Termoli si aggiudica il derby contro l'Agnone, il Campobasso recupererà mercoledì 18 contro il Matelica, in eccellenza continua la corsa dell'Isernia. Buon pomeriggio, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione di TLT Molise. Resta alta in Molise l'attenzione sulla questione lavoro, domani se ne parlerà a Palazzo Moffa in una seduta monotematica, mentre lavoratori e sindacati chiedono risposte certe. Sulla questione lavoro è incentrato il Consiglio regionale, domattina nella sede di via 4 novembre. I sindacati organizzeranno un presidio con tutti coloro i quali sono coinvolti nelle numerose vertenze aperte. Forze sindacali e lavoratori vogliono risposte attese da troppo tempo. Intanto ai piedi del Matese si registra la positiva notizia della costituzione del nuovo consorzio avicolo molisano, che ingloba al suo interno allevatori, trasportatori ed esperti del comparto delle carni avicole e delle uova. Il consorzio boianese intende ripartire dalle ceneri della ex GAM di Monteverde. Una intesa trasparente e leale, in grado di rimettere in moto l'agroindustria attraverso scambi commerciali con le imprese in una logica di filiera. AVI Molise propone la tutela e l'incremento della produzione dei prodotti alimentari, provvedendo alla difesa del marchio sia in ambito nazionale che estero. Lo stesso consorzio, confermano gli imprenditori Limonino e Spina, hanno allacciato contatti con l'Ateneo locale per quanto riguarda la ricerca. I propositi sembrano esserci tutti per far ripartire i motori del settore avicolo dopo mesi e mesi di tribolazioni per le maestranze, ma il percorso non sarà sicuramente semplice. Dal 2008 al 2014 il settore agroalimentare ha perso in Molise circa 2.000 occupati. Da Boiano è giunto adesso il momento del riscatto. E in occasione del Consiglio regionale di domani, il Comitato contro l'impeachment promosso dal sindacalista Emilio Izzo, raccoglierà firme e adesioni per chiedere le dimissioni di Paolo Frattura dall'incarico di Presidente della Giunta. A seguito del maltempo dei giorni scorsi, la Coldiretti Molise invita i sindaci a monitorare le zone e le strutture private ed aziendali danneggiate per acquisire la documentazione necessaria da trasmettere alla Regione per chiedere lo stato di calamità. Sono infatti i comuni a dover compiere una prima ricognizione delle aree colpite inviando una relazione. Intanto piena disponibilità delle strutture territoriali di Coldiretti a collaborare alla stima e monitoraggio dei danni. In occasione delle mareggiate dei giorni scorsi, il quartiere Rio Vivo a Termoli, invaso dalle acque dell'Adriatico, le barriere di Pietrisco non hanno retto all'impeto delle onde. Emiliano Perazzelli ha raccolto la testimonianza di un albergatore del posto. Sentiamo. Dopo gli allagamenti subiti nei giorni scorsi dal quartiere di Rio Vivo, siamo tornati sul posto per ascoltare un residente che ha voluto fare il punto della situazione su una questione che continua a ripetersi regolarmente ad ogni pioggia abbondante sulla costa basso molisana. Ciò che stupisce, secondo il residente, è il mancato intervento dell'amministrazione comunale, che non ha risposto alle ripetute chiamate di emergenza arrivate nei giorni scorsi. Quest'anno sono 4-5 mareggiate che fa. Questa è la seconda volta che ci arriva l'acqua direttamente in casa. Il problema principale qual è? Il problema principale è che non ci sono barriere di contenimento per il mare, cioè sono opere che non sono mai state fatte, sempre promesse, mai realizzate. L'ultima volta come è intervenuta l'amministrazione comunale? È intervenuta con le chiacchiere, come di solito, insomma, con le promesse, vediamo quello che possiamo tamponare per insomma, urgenza. E sono intervenuti facendo una piccola muraglia di pietrisco e di stabilizzato, che però non ha assolutamente retto, perché da come si possono vedere le immagini il mare, le onde erano talmente alte che gli passavano sopra e là le ha smosse.
Come si potrebbe rimediare a questo problema? Beh, l'unico modo è con un panchinaggio serio, cioè con un'opera, di contenimento fatto a regola d'arte. Beh, anche un'attività qui a Rio Vivo, quali sono i danni che ha subito? Beh, più che ho un'attività, si può dire oramai avevo un'attività, perché la mia attività oramai sono quest'anno due volte che viene sommersa dal mare, ho tutto il giardino, due volte mi è stato, mi si è allagato, quindi di conseguenza baracche, attrezzature, motori della pompa dell'acqua, lasciamo perdere tutto quest'anno. Questa volta invece ho avuto anche 5-10 centimetri, forse anche di più, di acqua di mare in casa, e quindi di conseguenza anche mobili, elettrodomestici, impianti elettrici, pavimentazioni, cioè avrò avuto un danno come minimo di 15-20 mila euro. I problemi sono sorti dopo l'ingrandimento del porto, perché dopo l'ingrandimento del porto ci fu la secca sul lato di Rio Vivo, proprio sotto Termoli, e qui pian piano, poi anno per anno, il mare ha cominciato a riprendersi quello che è stato tolto dall'altra parte. E da allora non è stato fatto nessun intervento di contenimento. Una situazione grave. A telecamere spente Luigi Benedetto ci ha raccontato il fallimento di un'attività e di come da domani sarà costretto inevitabilmente a recarsi alla Caritas per poter mangiare. E il sindaco di Campobasso con ordinanza odierna ha disposto il divieto di accesso al pubblico nella villa comunale De Capo, nel parco di Via Campania e sulla collina di San Giovannello di Campobasso, onde evitare pericolo per la sicurezza delle persone e cose derivante dall'eventuale caduta di rami o alberi. Inoltre, i privati che hanno subito danni alle alberature possono trasportare tronchi e rami caduti o che rappresentano pericolo per l'incolumità delle persone nel parcheggio antistante lo stadio Selvapiana, ove il comune provvederà a smaltire trasformando in cippato. Il peso della neve dei giorni scorsi ha fatto cedere il tetto della chiesa di San Michele a Rocca Ravindola. La squadra dei Vigili del Fuoco giunta da Isernia ha isolato e messo in sicurezza l'edificio di culto. La chiesa resterà chiusa ai fedeli. I consiglieri di minoranza del Polo Civico al Comune di Campobasso entrano nel merito dell'incarico di top manager assegnato al dottor Iacobucci, parlano di anomalie, di illegalità ed annunciano una presa di posizione contro tale scelta. Una parte della minoranza al Comune di Campobasso, sul piede di guerra, è molto critica con le scelte operate dal sindaco Antonio Battista, dalla sua giunta e dalla maggioranza che lo sostiene. Sono i consiglieri del Polo Civico che non riescono a comprendere l'esigenza di nominare il top manager del Comune, un'operazione che costa in termini economici davvero tanto e che mostra a loro parere tutta una serie di anomalie e alcune illegittimità anche di natura etica. Questa mattina conferenza stampa al Comune di Campobasso. Parliamo di un incarico di circa 160-170 mila euro che per un'amministrazione comunale che ha tassato i cittadini con somme cospicue, pensiamo alla Tasi, alla Tari eccetera, insomma è un po' tanto, ma soprattutto nelle procedure che la cosa non ci convince. Infatti informeremo la Corte dei Conti su questo procedimento dell'amministrazione e della Giunta Battista, soprattutto per quanto riguarda appunto lo storno dal fondo di riserva. La legge è molto chiara, invita le amministrazioni a prelevare da quel fondo soltanto per situazioni emergenziali. Innanzitutto non possiamo avere un top manager perché la legge lo impedisce ai comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti. Nel nostro caso hanno creato un'area ad hoc, questo è il fatto grave, quindi è un dirigente ecoordinato, dice la legge, ed equiparato, quindi anche sotto l'aspetto della contribuzione. Hanno aggiunto ulteriori cifre di 51.000 euro ad persona, ma questo è un altro fatto grave, senza obiettivi di risultato, cioè non hanno specificato ti do questo in virtù del fatto che mi hai fatto raggiungere questo obiettivo, lo danno a monte, e questa è un'altra anomalia. E il fatto stesso che si preveda, ripeto, una figura di coordinamento presuppone che non c'è questo coordinamento ad oggi, e quindi la dice lunga sull'amministrazione. Se proprio il centrosinistra voleva candidare qualcuno, candidava Iacobucci e non Battista. I
carabinieri della compagnia di Campobasso hanno arrestato un 49enne originario di San Severo, destinatario di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari. Individuato in una comunità terapeutica di Toro, è stato raggiunto e trasferito nel carcere di Campobasso. Dovrà espiare 6 anni e 6 mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E continuano le operazioni dei carabinieri in tutto il territorio della provincia di Isernia per debellare proprio il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Nel fine settimana appena trascorso altre 2 persone sono state arrestate ed una denunciata, sequestrati oltre 60 grammi di hashish. La scuola pubblica è in attesa dei prossimi provvedimenti del governo nazionale sul piano assunzione che saranno presentati nella giornata di domani. Intanto dal prossimo anno il Molise perderà quasi 600 alunni dalle primarie alle superiori. La parabola discendente prosegue pericolosamente. Giampiero Porfirio. Un decreto legge potrebbe consentire l'ingresso in ruolo dal 1 settembre di circa 40-50.000 docenti dalle scuole primarie alle superiori di tutta Italia su cattedre effettivamente disponibili. Il resto delle assunzioni nella scuola pubblica nazionale avverrà attraverso un concorso pubblico dopo l'approvazione del disegno di legge atteso martedì 10 a Roma in sede di Consiglio dei Ministri. Nel concorso potrebbero avere una corsia preferenziale i docenti nelle graduatorie ad esaurimento, non rientrati nella prima fase, coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie di istituto che hanno almeno 3 anni di insegnamento alle spalle. In Molise a sperare un inserimento lavorativo definitivo dopo anni di gavetta sono in circa 1.300 abilitati. Intanto le 2 province di Campobasso e Isernia perderanno 580 alunni nell'anno scolastico 2015-2016 rispetto a questo in corso. Gli alunni iscritti in tutti gli ordini di scuola in Molise sono attualmente 35.461. I dati nazionali messi a confronto mostrano una flessione demografica non solo per il Molise, ma nel sud Italia coinvolge anche realtà come la Puglia, Campania, Calabria e Sicilia. L'incremento degli iscritti coinvolge invece regioni come l'Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Toscana. Il decremento nel paese dal prossimo settembre toccherà lo 0,01%, che arriverà in Molise all'1,6%. La Camera di Commercio di Campobasso aderisce al Digital Day e organizza un incontro formativo per imprese, professionisti, comuni ed istituzioni sul nuovo sistema di fatturazione elettronica che decorrerà nella pubblica amministrazione dal prossimo 31 marzo. Tra pochi giorni dal 31 marzo la pubblica amministrazione è tenuta ad accettare e dunque liquidare per i vari servizi e forniture soltanto fatture emesse e trasmesse in formato digitale. Un segno importante di innovazione che ha spinto la Camera di Commercio di Campobasso, aderendo ad una proposta di Union Camere avanzata su tutto il territorio nazionale, ad organizzare nella sua sede un vero e proprio incontro formativo che potesse servire da orientamento per le imprese, i professionisti, i comuni e le istituzioni in direzione di questo nuovo strumento rappresentato appunto dalla fatturazione elettronica. Sia le amministrazioni, gli enti locali e sia le imprese che forniscono beni e servizi devono interagire e l'oggetto del seminario è proprio questo, perché ci sono una serie di problematiche che penso debbano essere risolte nel prossimo futuro. Perché una cosa è la norma, perché non cambia nulla da un punto di vista normativo, però poi tecnicamente ci possono essere delle difficoltà sul campo e questo noi stiamo cercando di capire e eventualmente risolvere per i prossimi mesi. Ovviamente il pagamento dipende dai fondi disponibili da parte della pubblica amministrazione, però un dato certo per le imprese ed è molto importante, quello della certificazione dell'avvenuta consegna della fattura. Quindi vuol dire che se non c'è un respingimento della fattura, se la fattura non viene respinta dalla pubblica amministrazione perché formalmente, perché indirizzata, perché non aveva acquistato il servizio o il bene, viene accettata quindi dalla pubblica amministrazione, noi abbiamo un credito che di fatto è certo ed esigibile.
Da oggi fino al 14 marzo in 45 plessi scolastici del Basso Molise più di 7.000 ragazzi e bambini coinvolti nella nona edizione del Dona Cibo. Si tratta di un'iniziativa promossa a livello nazionale dalla Federazione Nazionale Banchi di Solidarietà nel periodo della Quaresima e che consiste nell'invito rivolto agli studenti e agli insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori di portare nelle scuole generi alimentari non deperibili. Prodotti donati opportunamente depositati in uno spazio dedicato alla raccolta all'interno della scuola saranno poi ritirati dai volontari del Centro di Solidarietà per essere destinati a famiglie bisognose della zona. E passiamo ora alle previsioni del tempo. Graduale miglioramento del quadro atmosferico oggi sul Molise, dalla sera parziali schiarite nel cielo. Le temperature odierne sulla regione sono comprese tra i 3 gradi di Campobasso fino ai 12 su Termoli. Ventilazione settentrionale, poco mosso il medio adriatico. Domattina è previsto un ulteriore aumento dei valori climatici. Ventilazione variabile, diffuse, schiarite nel cielo. La Maceratese passa anche a Fermo e consolida la vetta della serie di Girone F, corsa solitaria anche dell'Isernia in eccellenza in promozione, a guidare il raggruppamento e il Macchia. Risultati e classifiche della giornata, vediamo. Serie D Girone F, a Miternina San Benettese 1-2, Celano Almafano 1-1, Città di Campobasso Matelica rinviata, Civitanovese Giulianova 1-2, Jesina Castelfidardo 1-3, Fermana Maceratese 0-1, San Nicolò Chieti 1-1, Termoli Agnonese 2-1, Vispesaro Recanatese 2-0. E vediamo la classifica di Serie D Girone F: a 59 punti in vetta Maceratese, seguita da Almafano 51 punti, 48 San Benettese, 43 Città di Campobasso, 40 Civitanovese Matelica, 38 Chieti, 34 San Nicolò, 33 Jesina, Fermana e Giulianova, 29 Recanatese, 25 Castelfidardo, 23 Amiternina, 22 Agnonese, 20 Termoli, 19 Vispesaro. Chiude con 15 punti il Celano. Per l'eccellenza Vairano Santeliana 2-1, Fornelli Venafro 3-4, Gambatesa Casalnuovo 2-0, Gioventù Dauna Roseto 2-0, Isernia Cliternina 1-0, Montaquila Sporting Matese 4-3, Sesto Campano Limpiariccia 4-0, Vasto Girardi Rocca Ravindola rinviato. La classifica dell'eccellenza: a 63 punti l'Isernia, 55 Gioventù Dauna, 44 Venafro, 43 Vasto Girardi, 39 Sesto Campano, 38 Gambatesa, 37 Sporting Matese, 36 Vairano, 32 punti per il Rocca Ravindola, 31 Limpia Riccia e Montaquila, 20 Casalnuovo, 18 Fornelli, 16 Roseto, 14 punti chiudono Cliternina e Santeliana. Per la promozione Frentania Alifed 1-2, Hermes Toro Torre Maiano rinviata, Macchia di Isernia Ripali Mosani 2-0, Montenero Real San Martino 2-0, Pietra Monte Corvino Cercemaggiore 5-1, Real Prata Petacciato 3-1, Spinete Campo di Pietra rinviata, Vinchiaturo Castelmauro rinviata. La classifica della promozione: a 50 punti il Macchia di Isernia, 48 Montenero, 47 Pietra Montecorvino, 45 Alife, 42 Campo di Pietra e Spinete, 31 Real San Martino, 30 Cercemaggiore, 29 Petacciato, Torre Maiano, 28 Real Prata, 27 Vinchiaturo, 23 Frentania, 21 Castelmauro, 19 Hermes Toro, chiude con 8 punti Ripali Mosani. E il Termoli davanti al proprio pubblico si aggiudica il derby contro l'Agnone con le marcature di Ragazzu e Romano 2-1. Il risultato finale, vediamo. Con una rete per tempo Ragazzu e Romano rilanciano le speranze di classifica del Termoli targato Pino Di Meo. Per l'Agnone è fatale l'incertezza del giovane portiere Vescio sul vantaggio locale nel finale della prima frazione e salvezza ancora tutta da conquistare.
In curva al Cannarsa si rivedono i tifosi giallorossi più accaniti. I Granata sono seguiti da un centinaio di supporters. Dopo neanche un giro di lancette, Di Matera mette la freccia a sinistra. La rasoiata termina fuori di un niente, ma brividi sulla schiena di Vescio. L'inizio promette bene, ma la partita si sgonfia subito dopo. Ci riprova il nono Di Matera. Lattarulo smorza la traiettoria della palla in angolo. Gli Adriatici, in autogestione con seri problemi societari, sono schierati con il fantasista Di Matera alle spalle dell'unica punta, Ragazzu, sulle corsie laterali, Santoro e Felici. Mister Donatelli sul fronte opposto può contare sul rientro di Maresca dal primo minuto e una robusta mediana affidata alla coppia di Lullo Ricamato. Lagnone si vede per la prima volta dopo il quarto d'ora, fa tutto da solo Ibe, sfera al lato, non di molto. I locali sono più intraprendenti, ospiti Guardinchi. Lampo di Felici a destra, appoggia centroarea, Di Matera entra con troppa foga ma è tradito da un terreno di gioco non all'altezza. Cantoro si fa notare per l'Olimpia al minuto 23, l'esperto Marco Nato nega la gioia della rete, volo plastico ed efficace. Due minuti dopo Donatelli perde per infortunio Pifano in difesa, sostituito nello stesso ruolo da Natalini. La partita la fanno i padroni di casa, gli ospiti si rendono pericolosi con le ripartenze. In una di queste Cantoro, servito da Ibe, prova ad indovinare l'angolo più lontano da fuori area, nulla da fare. Quando le due squadre si preparano a rientrare negli spogliatoi sul risultato di parità, Ragazzu approfitta della mancata intesa tra Litterio e il portiere Vescio fuori posizione. Palla accarezzata di testa per il vantaggio giallo-rosso. La ripresa vede gli altomolisani con tutt'altro piglio. Settimo minuto, Ricamato raccoglie un triangolo fuori area. La fucilata di destro si stampa sulla traversa con Marconato battuto. Ancora altri 7 minuti, Saltarin Peibe nel cuore dei 16 metri, l'attaccante di colore forse toccato da Fuschi cade dinanzi a Marconato per il fischietto Kindemi di Viterbo e simulazione, cartellino giallo per Ibe, azione da rivedere. Discesa perentoria di Felici, la difesa avversaria si salva con affanno, gli Adriatici si fanno apprezzare fuori dal fortino al quindicesimo. A metà tempo Petrone prende il posto di Cantoro nell'Agnone e Cremona per Ragazzu nel Termoli. Dal nulla alla mezz'ora Romano crea il raddoppio, destro a fil di palo potente e preciso da calcio piazzato. Gioia condivisa con i tifosi della curva guida. Partita in discesa per i giallorossi, niente affatto. Dopo 4 minuti spunto di Saltarin che rimette la palla da fondo campo. Sciagurato intervento di Capitan Falco che gonfia la rete della sua porta. Partita riaperta a 10 dal termine. Di Lullo, precipitoso, sbaglia completamente la conclusione al volo sulla percussione di Saltarin, sempre dal fianco destro. Petrone a 5 dal termine si infila in mezzo a due avversari, ma manca il bersaglio. Lagnone si spegne, il Termoli rialza la testa, dall'angolo di Di Matera al 90esimo, Di Spoto prova a dare di testa il terzo dispiacere a Vescio, sfera fuori. Termina 2-1, prima vittoria per Di Meo, l'abbraccio della squadra che più ha creduto nei tre punti con la sua tifoseria. Il carattere e la maggiore determinazione del Termoli hanno avuto la meglio su un Agnone che ha risentito più del dovuto dei pochi allenamenti della settimana precedente causa il maltempo. Ascoltiamo i commenti a fine gara dei due allenatori Pino Di Meo e Giuseppe Donatelli. Pino Di Meo, la prima soddisfazione per il Termoli, che partita ha visto? Ma una partita grindosa, una partita sotto il punto di vista della cattiveria abbastanza tosta come partita. L'abbiamo meritata secondo me. Cosa ha avuto in più dell'Agnone la sua squadra? La voglia di vincere. La voglia, perché oggi volevamo vincere tutti i costi e abbiamo messo quella voglia importante per vincere. Sappiamo che il campionato è duro, quindi sono 9 battaglie e ce le giochiamo fino alla fine. È stato Pino De Filippis che mi ha convinto, quindi devo a lui. Non volevo venire sinceramente perché stavo aspettando la Serie C,
però mi ha convinto. Poi io sono un tipo passionale, ho visto molto a vedere due allenamenti, non mi ricordo quando, ho visto nei ragazzi la voglia per salvarsi, la voglia, avevano bisogno di salvarsi, quella voglia, sai, di mettere professionalità alla squadra. Poi Pino, ma poi io sono, i favori si fanno sempre con le persone. Poi quando si ricambiano i favori, questo è un favore che ho fatto a lui personalmente, sinceramente, perché ha detto vieni a Termoli, anche se la situazione è brutta, cerchiamo di fare questo miracolo e poi si riparte. Bisogna migliorare i ragazzi degli under, il fatto di essere più tranquilli, di avere questa frenesia, perché c'è molta frenesia sulla palla, e poi bisogna giocare. Non mi piacciono le palle alte, oggi c'era la palla, volava tante volte e non mi piaceva, sinceramente queste cose non mi piacciono. Mister, Lagnone ha avuto più timore degli avversari, del campo, di se stesso, una squadra l'abbiamo vista timida, soprattutto il primo tempo, poi è venuta fuori alla distanza. Sì, guardi, purtroppo noi quando ci capita di non allenarci nella maniera regolare, purtroppo, ma non capita solo a noi, io penso che capiti a chiunque, chi ha la sfortuna, ecco, di non potersi allenare per le condizioni climatiche diventa un problema, perché chiaramente è come staccare la spina, e quindi la tensione, non crei tensione al tuo fisico, alla tua mente, è normale che dopo ti rilassi un attimino, inconsciamente chiaramente lo sto dicendo, non è che i ragazzi si sono rilassati, però può succedere, e ci è successo nel primo tempo, dove forse abbiamo regalato un pochettino campo all'avversario, dove ci ha creato qualche problema. Sicuramente il Termoli è stato migliore di noi, però nel secondo tempo ho visto una squadra un pochettino diversa. Abbiamo ripreso concentrazione, un pochettino di cattiveria giusta, cattiveria agonistica si intende. Se quella traversa di Ricamato fosse andato dentro, probabilmente avremmo assistito a un secondo tempo veramente pirotecnico. Sì. Il campo di gioco ha penalizzato più voi o più il Termoli? Io, sinceramente, devo dire la verità, penso che ci abbia penalizzato molto. Ecco, io adesso come scusante non l'ho messa dentro, ma forse ci ha penalizzato di più a noi, perché loro magari sono abituati a giocarci con questo tipo di terreno, e noi purtroppo il campo non l'abbiamo usato per 3 giorni consecutivi, e le distanze, se si sono viste che le distanze non erano quelle delle altre partite, cioè la squadra ne ha risentito molto, e quindi chiaramente ci siamo fatti sopraffare un pochettino anche dall'agonismo e dalla tensione giusta che avevano i giocatori del Termoli. 350 pongisti in gara in rappresentanza di 32 nazioni, sono questi i numeri del torneo internazionale Open d'Italia che è andato in scena nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro. E tra gli assoluti protagonisti della manifestazione ci sono stati i giovani azzurrini diretti in panchina dal tecnico campobassano Sebastiano Petracca. L'Italia chiude il suo medagliere con 2 ori, un bronzo e un 4° posto d'onore. E con questa notizia si chiude il nostro telegiornale, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni, arrivederci.